A Caffè Italia, Alessio Barettini legge Luigi Pirandello. Le novelle di Luigi Pirandello. Il ventaglino. Il giardinetto pubblico, meschino e polveroso, in quel torrido pomeriggio d'agosto era quasi deserto, in mezzo alla vasta piazza, cinta tutt'intorno da alte case giallicce, assopite nell'afa. Tuta vi entrò, col bambino in braccio. Su un sedile in ombra, un vecchietto magro, perduto in un abito grigio dal pagà, teneva in capo un fazzoletto. Sul fazzoletto il cappelluccio di paglia ingiallito. Aveva rimboccato diligentemente le maniche sui polsi e leggeva un giornale. Accanto, sullo stesso sedile, un operaio disoccupato dormiva con la testa tra le braccia, appoggiato di traverso. Di tanto in tanto il vecchietto interrompeva la lettura e si voltava a osservare con una certa ambascia il suo vicino, a cui stava per cadere dal capo il cappellaccio unto, ingessato. Evidentemente quel cappellaccio, chissà da quanto tempo così in bilico, cado e non cado, cominciava a esasperarlo. Avrebbe voluto rassettarglielo sul capo o buttarglielo giù con una ditata. Sbuffava. Poi volgeva un'occhiata ai sedili intorno. Chissà gli avvenisse di scoprirne qualche altro in ombra. Ce n'era uno solo poco discosto, ma vi stava seduta una vecchia, grassa, cenciosa, la quale, ogni volta che lui si voltava a guardare, spalancava la bocca sdentata a un formidabile sbadiglio. Tuta s'appressò sorridente, pian pianino, in punta di piedi. Si pose un dito sulle labbra per segno di far silenzio. Poi, adagio adagio, prese con due dita il cappellaccio al dormente e glielo rimise a posto sul capo. Il vecchio stette a seguir con gli occhi tutti quei movimenti, prima sorpreso, poi aggrondato. «Con la buona grazia, signò», gli disse Tuta, ancora sorridente e inchinandosi, come se il servizio lo avesse reso a lui e non all'operaio che dormiva. «Dan sordo a sta pora creatura!» «No», rimbeccò subito il vecchietto con stizza, chissà perché, e abbassò gli occhi sul giornale. «Tiramo a campà», sospirò Tuta. «Dio provvede!» E andò a sedere di là, sull'altro sedile, accanto alla vecchia cenciosa, con la quale attaccò subito discorso. Aveva appena 20 anni, bassotta, formosa, bianchissima di carnagione, coi capelli lucidi, neri, spartiti sul capo, stirati sulla fronte e annodati in fitte treccioline dietro la nuca. Gli occhi furbile brillavano, quasi aggressivi. Si mordeva di tanto in tanto le labbra e il nasino all'insù, un po' storto, le fremeva. Raccontava alla vecchia la sua sventura. Il marito... Fin da principio la vecchia le rivolse un'occhiata che poneva i patti della conversazione, cioè uno sfogo sì era disposta a offrirglielo, ma ingannata no, non voleva essere, ecco. «Marito, vero? Siamo sposati con la Chiesa. Ah, beh, con la Chiesa. E che è, non è marito?» «No, figlia, non serve.» «Come non serve? Lo sai, non serve.» «Eh sì, difatti, la vecchia aveva ragione, non serviva. Da un pezzo, difatti, quell'uomo voleva liberarsi di lei e per forza l'aveva mandata a Roma perché cercasse di allogarsi per balia. E là non voleva venire, capiva che era troppo tardi, poiché il bambino aveva già circa 7 mesi. Era stata 15 giorni in casa di un sensale, la cui moglie, per rifarsi delle spese per aver pagato l'alloggio, aveva osato alla fine di proporle «Capischi? A me!» Dalla collera le era andato addietro il latte, e ora non ne aveva più, neanche per la sua creatura. La moglie del sensale le aveva preso gli orecchini e si era tenuto anche il fagottello con cui era venuta dal paese. Da quella mattina era in mezzo alla strada. Per davvero, sa? Tornare al paese non poteva e non voleva, il marito non se la sarebbe ripresa. Che fare intanto con quel bambino che le legava le braccia?
Certo, non avrebbe trovato neppure da mettersi per serva. La vecchia l'ascoltava con diffidenza, perché ella diceva quelle cose, come se non ne fosse affatto disperata. Anzi, ripetendo spesso quel suo «pe davvero, sa?», sorrideva. «Di dove sei?» le domandò la vecchia. «De Core». Restò un pezzo come se rivedesse col pensiero il paesello lontano. Poi si scosse, guardò il piccino e disse «A do lo lascio? Qua pe terra?» «Poro cocco mio saporito!» Lo sollevò sulle braccia e lo baciò forte forte più volte. La vecchia disse «L'hai fatto? Te lo piagni!» «Io l'ho fatto!» si rivoltò la giovane. «Beh, l'ho fatto e Dio m'ha castigato! Ma patisce pure lui, poro innocente! E che ha fatto lui? Va, Dio non fa le cose giuste! E se non le fa lui, figurete noi! Tiramo a campà!» «Mondo, mondo!» sospirò la vecchia, levandosi in piedi a stento. «En gran pena», aggiunse, scrollando il capo, un'altra vecchia asmatica, corpulenta, che passava di lì, appoggiandosi a un bastoncino. L'altra cavò fuori di tra i cenci un sacchetto sudicio che le pendeva dalla cintola, nascosto sotto la veste, e ne trasse un tozzo di pane. «Tiè, lo vuoi?» «Sì, Dio te lo paghi», s'affrettò a risponderle tuta. «Me lo magno. Ce credi che so digiuna da stamattina?» Ne fece due pezzi, uno più grosso per sé. Cacciò l'altro fra gli esili ditini rosei del bimbo che non si volevano aprire. «Pappa, Nino! Buono, sa? Una sciccheria! Pappa, pappa!» La vecchia se ne andò, strascicando i piedi, insieme con l'altra dal bastoncino. Il giardinetto s'era già un po' animato, il custode annaffiava le piante, ma neppure alle trombate d'acqua si volevano destare dal sogno in cui parevano assorti, sogno d'una tristezza infinita, quei poveri alberi sorgenti dalle aiuole rade, fiorite di bucce, di gusci d'uovo, di pezzetti di carta, e riparate da stecchi e spuntoni qua e là sconnessi o da un giro di roccia artificiale in cui si incavavano i sedili. Tutta si mise a guardare la vasca bassa, rotonda, che sorgeva in mezzo, la cui acqua verdastra stagnava sotto un velo di polvere, che si rompeva a quando al tonfo di qualche buccia lanciata dalla gente che sedeva attorno. Già il sole stava per tramontare e quasi tutti i sedili erano ormai in ombra. In uno lì accanto venne a sedere una signora sui 30 anni, vestita di bianco. Aveva i capelli rossi, come di rame, arruffati, e il viso lentiginoso. Come se non ne potesse più dal caldo, cercava di scostarsi dalle gambe un ragazzo scontroso, giallo come la cera, vestito alla marinara. E intanto guardava di qua e di là, impaziente, strizzando gli occhi miopi, come se aspettasse qualcuno, e tornava di tratto in tratto a spingere il ragazzo, perché si trovasse più là qualche compagno di gioco. Ma il ragazzo non si muoveva, teneva gli occhi fissi su Tuta che mangiava il pane. Anche Tuta guardava e osservava, intenta, la signora e quel ragazzo. A un tratto disse «Lei, signor, con la buona grazia, si tante volte gli servisse una donna per far bucato o a mezzo servizio? No? Beh». Poi, vedendo che il ragazzo malaticcio non staccava gli occhi da lei e non voleva cedere ai ripetuti inviti della madre, lo chiamò a sé. «Vuoi veder pupetto? Viello a vede, carino, vie!» Il ragazzo, spinto violentemente dalla madre, s'accostò. Guardò un pezzo il bambino con gli occhi invetrati come quelli di un gatto fustigato. Poi gli strappò dalla manina il tozzo di pane. Il bambino si mise a strillare. «No, poro pupo!» esclamò Tuta. «Gli hai levato il pane, piagnemo, vedi? Ha fame, e dagliene almeno un pezzetto!» Alzò gli occhi per chiamare la madre del ragazzo, ma non le vide più sul sedile. Parlava là in fondo concitatamente con un omaccione barbuto che l'ascoltava disattento, con un curioso sorriso sulle labbra, le mani dietro la schiena e il cappellaccio bianco buttato sulla nuca. Il bambino intanto seguitava a strillare. «Beh», fece Tuta, «te lo levo io un pezzetto». Allora anche il ragazzo si mise a strillare. Accorse la madre, a cui Tuta, con la buona grazia, spiegò ciò che era accaduto. Il ragazzo stringeva con le due mani al petto il tozzo di pane, senza volerlo cedere, neppure alle esortazioni della madre. «Lo vuoi davvero?
«E te lo mangi, Ninni?» disse la signora rossa. «Non mangia niente, sapete, niente. Sono disperata. Magari lo volesse davvero. Sarà un capriccio. Lasciateglielo per piacere.» «Beh sì, volentieri», fece Tuta. «Tiello, cocco, magnolo tu.» Ma il ragazzo corse alla vasca e vi buttò il tozzo di pane. «Ai pescetti, Ninni?» esclamò allora Tuta, ridendo. «E sta pora creatura mia che digiuna? Non c'ho latte, non c'ho casa, non c'ho niente. Per davvero, sapè, signò? Niente.» La signora aveva fretta di ritornare a quell'uomo che l'aspettava di là. Trasse dalla borsetta 2 soldi e li diede a Tuta. «Dio te lo paghi», le disse dietro questa. «Su, su, sta buono, cocco mio. Te c'è crompo la bobbona, sa? Ci avemmo fatto 2 baiocchi col pane della vecchia. Zitto, Nino mio, mo siamo ricchi.» Il bimbo si quietò. Ella rimase, coi 2 soldi stretti in una mano, a guardare la gente che già popolava il giardinetto. Ragazzi, balie, bambinaie, soldati. Era un gridio continuo. Tra le ragazze che saltavano la corda e i ragazzi che si rincorrevano e i bambini strillanti in braccio alle balie che chiacchieravano placidamente tra loro e le bambinaie che facevano all'amore coi soldati, si aggiravano i venditori di lupini, di ciambelle o d'altre golerie. Gli occhi di Tuta s'accendevano talvolta e le labbra le s'aprivano a uno strano sorriso. Proprio nessuno voleva credere che ella non sapeva più come fare, dove andare. Stentava a crederlo lei stessa. Ma era proprio così. Era entrata là, in quel giardinetto, per cercarvi un po' d'ombra. Vi si tratteneva da circa 1 ora. Poteva rimanervi fino a sera. E poi, dove passar la notte con quella creatura in braccio? E il giorno dopo? E l'altro appresso? Non aveva nessuno, nemmeno là, al paese, tranne quell'uomo che non voleva più saperne di lei, e del resto come tornarci? Ma allora, nessuna via di scampo? Pensò a quella vecchia strega che le aveva tolto gli orecchini e il fagotto. Tornare da lei? Il sangue le montò alla testa. Guardò il suo piccino, che s'era addormentato. Nino? Al fiume tutte e due? Così. Sollevò le braccia, come per buttarlo. E lei appresso, ma che no! Rialzò il capo e sorrise, guardando la gente che le passava davanti. Il sole era tramontato, ma il caldo persisteva, soffocante. Tuta si sbottonò il busto alla gola, rimboccò in dentro le 2 punte, scoprendo un po' del petto bianchissimo. «Caldo?» «Se more!» Ne stava davanti un vecchietto con 2 ventagli di carta infissi nel cappello, altri 2 in mano, aperti, sgargianti, e una cesta al braccio, piena di tant'altri ventaglini alla rinfusa, rossi, celesti, gialli. 2 baiocchi, vattene!» disse Tuta dando una spallata. «De che so? De carta? E de che lo vuoi? De seta? Beh, perché no?» fece Tuta guardandolo con un sorriso di sfida. Poi schiuse la mano in cui teneva i 2 soldi e aggiunse: «C'ho questi 2 baiocchi soli. Pensordo, me lo dai?» Il vecchio scosse il capo dignitosamente. 2 baiocchi. Manco per fallo.» «Beh, mannaggia a te, ne dammelo, moro de callo, er pupo dorme. Tiramo a campà, Dio pruvede.» Gli diede i 2 soldi, prese il ventaglino e, tirandosi più giù la rimboccatura sul petto, cominciò a farsi vento, vento, vento lì, sul seno quasi scoperto, e a ridere e a guardare spavalda, con gli occhi lucenti, invitanti, aizzosi, i soldati che passavano. A Caffè Italia, Alessio Barettini ha letto per voi Luigi Pirandello.